Buonasera siciliani e siciliane e bentornati al TGN Tour. Domenica 16 agosto un gruppo di detenuti del carcere di Augusta ha dato vita a una protesta per la totale mancanza di acqua all'interno della struttura. Una quarantina di detenuti si è rifiutata di entrare all'interno della propria cella, dando vita a momenti di tensione con le forze dell'ordine, che solo dopo alcune ore sono riuscite a ristabilire l'ordine. Non è la prima e non sarà l'ultima volta che i detenuti di Augusta sono costretti a misurarsi con un problema di questa portata, che aggrava le già precarie condizioni igienico-sanitarie incentivate dal forte sovraffollamento delle carceri. Il problema della carenza di acqua nella casa di reclusione di Augusta, tra l'altro, esiste da ben 20 anni. In tutto questo tempo la direzione non ha mosso neanche un dito per dare ai detenuti un diritto che non dovrebbe essere negato a nessuno. Le responsabilità, però, sarebbero da rintracciare anche nelle istituzioni locali e regionali. Sembra infatti che ad Augusta la rete idrica comunale presenti non pochi problemi e che ciò sia aggravato dalle pessime condizioni degli impianti del carcere mai sottoposti a manutenzione. Già 5 anni fa i detenuti avevano provato a porre l'attenzione sulla questione con una protesta. Allora le promesse del sindacato di polizia penitenziaria e della direzione avevano sedato gli animi dei detenuti, ma a distanza di 5 anni niente è cambiato. La direzione aveva addirittura assunto l'impegno di lavorare in collaborazione con il provveditorato regionale per la collocazione di serbatoi di riserva più ampi, ma anche questo non è mai stato realizzato. Insomma, anche ad Augusta, come altrove, i detenuti vengono considerati e trattati come scarti della società, senza diritti. Non vengono infatti garantiti neanche quelli minimi come l'accesso all'acqua. Qualcuno ancora crede o ci vuole far credere allo scopo rieducativo del carcere, per il reinserimento nella società. Ma cosa c'è di rieducativo nel non potersi fare la doccia, nel non poter tirare l'acqua dello sciacquone o semplicemente nel non potersi lavare le mani? E dove sono in questi casi le istituzioni locali o i politici che si riempiono la bocca di umanità? Non ci sono. Sono però sempre pronti a condannare le sacrosante rivolte che i detenuti organizzano per migliorare le loro condizioni di vita. E dalla mancanza di acqua passiamo alla mancanza di luce. A Siracusa un gruppo di cittadini e comitati sta organizzando una mobilitazione per manifestare contro l'assenza di illuminazione pubblica. Si terrà infatti un sit-in il 20 agosto alle ore 20:30 nel Viale dei Lidi. Il comitato Pane e Biscotti Torre Onnina, che prende il nome dal centro abitato interessato, da anni chiede la risoluzione del problema per l'incolumità dei cittadini e afferma: com'è possibile che negli anni passati il Comune di Siracusa e il Libero Consorzio Comunale non siano riusciti ad attingere i fondi europei, come i comuni di Avola o di Canicattini Bagni, che sono riusciti ad elettrificare tanti chilometri del loro territorio in maniera sostenibile? Chiedono quindi un tavolo di confronto con comune ed ex provincia per mappare tutte le contrade marine che presentano lo stesso problema. Con questo io chiudo l'edizione di oggi e vi do appuntamento a domani, sempre alle 19.